Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022. Vedo che ognuno sta prendendo parte a questa nostra diretta. Aspettiamo qualche istante, ecco, in modo che consentiamo di accedere, di accorrere a questo nostro nuovo appuntamento con la rubrica Aggiornamenti Giurisprudenziali. Rubrica che in effetti sta riscuotendo davvero un bel e sentito, ecco, successo. Non mi dilungo e passo a salutare il presidente avvocato Raffaele Torrese, il nostro prof. Buonasera, prof. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. E l'avvocato Laura Vespoli. Buonasera, avvocato. Buonasera a tutti, buonasera. Nostra new entry di questo, ecco, di questo format aggiornamenti giurisprudenziali, quindi ecco anche benvenuta. Io non mi dilungo ulteriormente, come dicevo già prima, e ecco, diamo subito l'inizio, l'avvio a questi lavori, all'appuntamento di oggi. Già vedo diverse persone collegate, già 41 persone, ecco, quindi già è un bel inizio. Ovviamente, prima di passare la parola al prof. Torrese, io come sempre vi ricordo e vi invito all'interazione. Noi siamo qui con le nostre spiegazioni, con i nostri docenti e siamo qui ovviamente soprattutto per rispondere a tutte le vostre curiosità, ai vostri dubbi, alle vostre domande. Quindi come sempre lasciate un commento nella diretta e nel caso in cui il docente sta riferendo ecco la spiegazione, ovviamente come sempre poi lo andiamo a recuperare. Passo dunque la parola al nostro prof. Torrese che analizzerà una prima sentenza con tema la possibilità di vietare le case di riposo in un condominio. Prego, prof. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di iniziare, ditemi intanto se mi sentite bene, datemi questa conferma. Perfetto. Sentiamo e vediamo benissimo. Prima di ogni altra cosa, voglio ringraziare sia la dottoressa De Rosa, sia l'avvocato Vespoli, che sono presenti con noi stasera e che ci aiuteranno in questo percorso che si snoderà, come sempre, attraverso due sentenze di civile e due sentenze di penale. Ma permettetemi anche di ringraziare le dottoresse Roberta Marciano e Carolina Schettino, senza le quali questa diretta non sarebbe possibile. Quindi veramente grazie di cuore. Dunque, spiego in un istante il format per chi ancora non lo conoscesse, gli altri pazienteranno un istante. È un format molto particolare che abbiamo inaugurato da poco, sembra una vita, in realtà sono passati pochissimi mesi. È un format nel quale noi spieghiamo ogni settimana due sentenze di civile e due sentenze di penale, cercando di privilegiare le sentenze più innovative, quindi Cassazione del 2021, 2022 e adesso e anche 2020. Sono ovviamente pronunce di legittimità. Quindi ascolterete sempre pronunce di Cassazione. Consideriamo questo format tanto più importante adesso che, come sapete, si approssima l'esame di avvocato. Ma questo non è uno spin-off, un format utile soltanto per chi prepara l'esame di avvocato. Questo format serve moltissimo intanto a tutti i giovani colleghi o i colleghi non giovani che vogliano effettivamente restare sul pezzo. Quindi essere sempre aggiornati, ma servono anche a chi prepara il concorso di magistratura e a chi prepara qualunque concorso in ambito giuridico, perché permette sempre comunque di essere aggiornati. Ovviamente io lo considero uno spin-off rispetto al corso Esame di Avvocato 2022, anzi vi segnalo che proprio sabato si è celebrata la prima lezione pubblica e aperta a tutti. Lo considero uno spin-off per un motivo, perché mi dà l'occasione, mi dà la possibilità di parlare di tutta una serie di sentenze che per ragioni ovviamente di tempo, dato che l'esame si terrà a fine febbraio 2022, non a fine febbraio 2027, io non posso trattare al corso. È chiaro che è una piccola parte, qui parliamo di quattro sentenze a settimana, al corso ne affrontiamo decine se non centinaia, però io ci tengo che qualcosa
resti comunque pubblico, resti comunque gratuito, resti comunque aperto a tutti. È sempre stato un po' lo spirito della scuola e ci teniamo evidentemente a mantenerlo. Segnalo ancora che sulla pagina domani alle ore 15 saranno pubblicate le tracce che poi affronteremo sabato al corso di esame di avvocato e sabato terremo una diretta attraverso la quale pubblicamente io darò la spiegazione delle tracce. È chiaro, la diretta non è il corso, cerchiamo di dare qualche pillola a tutti, anche coloro che non possono effettivamente prendersi il grosso, quindi l'intero pasto, l'intero corso. Ovviamente si tratterà di un momento di passaggio, un momento sintetico, ma che comunque è importante a mio modo di vedere per tutti. Settimana prossima segnalo che si terrà una nuova diretta aggiornamenti giurisprudenziali, dobbiamo ancora stabilire le date, e segnalo ancora venerdì 21 gennaio alle ore 15 si terrà una lezione del corso di diritto all'immigrazione con un moderatore, il nostro avvocato Alessio Savarese, valido per 3 crediti forensi, quindi assolutamente partecipate. Per farlo dovete cliccare sulla pagina della Commissione Diritti Umani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Ovviamente per qualunque dubbio e qualunque informazione scriveteci in privato sulla nostra pagina Facebook e vi risponderemo. Vi segnalo ancora i nostri corsi attivi, corso giurista d'impresa, corso di inglese giuridico, corso in GDPR and Data Protection per diventare DPO e corso di avvocato in ambito europeo per abilitarsi in Unione Europea. Quindi per qualunque domanda sulle iscrizioni, su tutti i nostri corsi attivi, non dovete far altro che mandarci un messaggio privato alla pagina Facebook da cui ci state guardando, Corsi di Formazione Giuridica 2022, o una mail al centro studi Piero Calamandrei, @gmail.com. Chiuse le comunicazioni, veniamo alla didattica. Oggi è la decima lezione, la decima diretta aggiornamenti giurisprudenziali, e abbiamo già affrontato una moltitudine di temi. Abbiamo parlato di invalidità delle delibere condominiali, abbiamo parlato della compravendita di mobile abusivo, abbiamo parlato delle fideiussioni bancarie con clausole ABI anticoncorrenziali, abbiamo parlato di danno da perdita parentale, abbiamo parlato di danno da occupazione immobiliare, eccetera. In penale abbiamo visto la ricettazione, abbiamo visto lo stalking e l'omicidio, abbiamo visto il 131 bis, abbiamo visto il 384 e la famiglia di fatto, abbiamo visto la coltivazione di stupefacenti, il furto di notte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi veramente uno stuolo, una quantità immensa di nozioni gratuite che vi vogliamo mettere a disposizione. Di cosa parleremo oggi? L'ha già annunciato in maniera molto puntuale la dottoressa De Rosa. In diritto civile affronteremo la tematica circa la possibilità per un condominio, e dunque per i condomini, di vietare la costituzione all'interno del condominio di una casa di riposo per anziani, e parleremo della possibilità che un contratto preliminare venga prorogato tacitamente. E quindi vuol dire sostanzialmente in forma orale. Voi sapete che il contratto preliminare prevede la forma scritta de substantiam, articolo 1351. In diritto penale parleremo di 2 reati di grande interesse e lo faremo con questa nostra new entry, ma è una new entry per voi, non per me, perché è una persona che stimo da moltissimi anni, l'avvocato Laura Vespoli, che vi parlerà di esercizio abusivo della professione e di pornografia minorile. Partiamo, come spesso facciamo, dal diritto civile. E partiamo dalla, come sempre ragazzi, voi interagite, poneteci domande, poneteci questioni, la nostra dottoressa De Rosa ne prenderà nota e alla fine dell'esposizione avremo sempre comunque uno spazio per rispondere alle vostre domande. E rispondo già alla domanda di Chiara, sì, la diretta resterà registrata, quindi potrete guardarla anche in seguito. Non potrete però porre domande in diretta, questo verrà a me. Allora, prima Cassazione di diritto civile che intendiamo analizzare oggi. Cassazione numero 38639 del 2021. Ripeto, Cassazione numero 38
639-2021. Una sentenza molto interessante che si è occupata di una questione, e cioè la possibilità di vietare la costituzione all'interno di un condominio di case di riposo per anziani. Attenzione a inquadrare la questione in modo intelligente. Voi direte, beh, ma questa Cassazione si occupa solo delle case di riposo per anziani? No. Questa Cassazione prende le mosse da questa problematica per pronunciarsi su tutto il problema della costituzione all'interno di un condominio di attività industriali e commerciali. Bed and breakfast, imprese, centri di artigianato, case per anziani, eccetera, eccetera. E si è interrogata sulla questione, sul se fosse possibile o meno vietarle. Nel caso specifico, il regolamento condominiale vietava ai condomini l'esercizio di industrie, professioni, laboratori, commerci, arti e mestieri. E in primo ed in secondo grado, Tribunale e Corte d'Appello hanno dibattuto della nozione di industria, perché sostanzialmente il Tribunale aveva ritenuto che non potesse considerarsi industria la casa di riposo per anziani, la Corte d'Appello sì, perché ha ritenuto che nel novero del concetto di industria rientrino tutte le attività commerciali, e quindi la fornitura di un servizio in cambio di una quantità di denaro. L'anziano viene messo nella casa di riposo e paga evidentemente per stare in casa di riposo, e quindi si era ritenuto che le RSA, le case di riposo per anziani, rientrassero nella nozione di industria. Ma tutto ciò non interessa solo un po' di sfuggita. Quello che a noi interessa è la questione principale, e cioè: è possibile vietare nell'ambito di un condominio determinate attività commerciali? Quindi è possibile vietare, ad esempio, ai condomini attività come quella di bed and breakfast, di casa per anziani o qualunque altra attività commerciale, un panificio, un negozio di barbiere, eccetera, eccetera, o ciò non si può fare? Perché la questione è molto pressante? Perché sono due le questioni che vengono in gioco. Il primo problema fondamentale è quello della apposizione di limiti al diritto di proprietà. Voi sapete che caratteristica classica del diritto di proprietà è proprio quella di consentire al proprietario di utilizzare la cosa, utilizzare il bene oggetto del diritto nel modo quanto più ampio possibile, quindi farne qualunque utilizzo gli ritenga opportuno, senza ovviamente danneggiare il diritto altrui. Si dice che il diritto di godere, di disporre di un bene, ma anche di distruggerlo. Nell'esercizio del mio diritto di proprietà di questa tazza, io posso tranquillamente romperla. Non lo faccio perché ho freddo e devo bere un po' di tè. Quindi capite che andare a limitare il diritto di proprietà di un titolare di un bene immobile, prevedendo con regolamento condominiale che in quel condominio non sia possibile l'esercizio di un'attività commerciale, finisce per ridurre, per limitare il diritto di proprietà di una persona. Ma vi è di più. Voi sapete che i regolamenti condominiali o vengono fatti al momento in cui viene costituito, creato un palazzo, un immobile, un condominio, oppure è possibile evidentemente che il regolamento condominiale venga fatto in seguito. Il problema qual è? Che oggi viene fatto il regolamento condominiale e la delibera viene approvata dai condomini. Poi però è chiaro che un condomino può vendere il bene immobile ad altro condomino, no? I beni circolano. E quindi un soggetto si ritrova ad acquistare un bene immobile e poi magari a scoprire che rispetto alla proprietà dello stesso esistono una serie di limitazioni. Allora cosa ha detto la Cassazione? Che, lo ripeto, parte dal problema delle RSA in condominio,
ma chiaramente si pronuncia su tutta la problematica della limitabilità del diritto di proprietà. Vedete, noi cerchiamo sempre e comunque di scegliere sentenze che, se anche analizzano un caso specifico, ci permettono però di rispondere alle grandi problematiche del diritto civile e del diritto penale. E allora cosa chiarisce la Cassazione? È possibile o non è possibile limitare il diritto di proprietà in condominio? È possibile, ma è possibile solo e soltanto all'unanimità. Cioè è possibile perché purché votino e abbiano votato in senso favorevole alla posizione di un limite al diritto di proprietà condominiale tutti i condomini. Quindi attraverso una delibera condominiale approvata all'unanimità è possibile evidentemente andare a costituire, andare a creare un regolamento condominiale con il quale si stabilisca che in quel determinato condominio i mobili non possono essere adibiti a determinati usi, o addirittura che possano essere adibiti solo a uso di domicilio, luogo di casa privata, insomma, non a nessun tipo di attività commerciale o non commerciale. Ovviamente, e questo è fondamentale, l'unanimità si può raggiungere in due modi. La prima possibilità è quando l'unanimità effettivamente sincronica, e cioè quando sostanzialmente tutti i condomini si riuniscono e tutti i condomini effettivamente votano in senso favorevole a quella modifica regolamentare che istituisce la limitazione. Attenzione, non unanimità dei presenti, unanimità dei condomini, quindi tutti devono votare in senso favorevole. Oppure chiaramente l'unanimità si può raggiungere in modo diacronico, cioè in tempi diversi, semplicemente con l'approvazione del regolamento condominiale da parte dei successivi acquirenti. Ciò che è importante è che nel momento in cui il regolamento condominiale viene trascritto, sussiste una presunzione di conoscenza per il quale anche chi acquista deve poter conoscere il regolamento condominiale e quindi deve poter subire i limiti dello stesso. Se io intendo acquistare un bene immobile in un condominio dove vi è un regolamento condominiale trascritto che vieta ad esempio l'esercizio di determinate attività commerciali, ebbene io prima di acquistare devo andarmi a guardare il regolamento condominiale trascritto, perché trascrizione vuol dire pubblicità, quindi possibilità di chiunque di conoscere il regolamento, e se compro senza andarmelo a vedere accetto il rischio di comprare un immobile che è limitato in alcune delle sue funzioni dal regolamento condominiale. Quindi riassumiamo la pronuncia della Cassazione numero 38639/2001. È possibile limitare l'esercizio del diritto di proprietà in condominio, però dette limitazioni devono essere sempre e comunque approvate all'unanimità. Quindi il regolamento condominiale e quindi la delibera con cui si approva il regolamento condominiale che va a limitare il diritto di proprietà deve essere sempre e comunque presa all'unanimità. Io ho finito, lascio prima uno spazio all'avvocato Vespoli se vuole aggiungere qualcosa, se ha delle tesi, delle perplessità, o altrimenti passo la linea alla dottoressa De Rosa che leggerà le domande che ci sono giunte e creeremo un dibattito con gli studenti. Grazie. Sì, Raffaele, buonasera. Buonasera a tutti, spero che mi sentite. È tutto chiarissimo, quindi io passo la linea alla dottoressa De Rosa per le domande. Lascio spazio, insomma, a chi ci sta seguendo. Grazie, Laura. Sì, allora, in effetti è arrivata la domanda. Intanto sì, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera anche al nostro direttore scientifico che ha scritto davvero un bel messaggio. E allora, veniamo alla domanda. Chiede Lucia, buonasera avvocato, ciò in relazione al regolamento condominiale non contrattuale, giusto?
Allora, Lucia, vale per qualunque tipo di regolamento condominiale, perché qualunque regolamento condominiale può essere trascritto e qualunque sia il regolamento condominiale vi è sempre quella garanzia di pubblicità, purché, lo ripeto, venga approvato all'unanimità. Quindi questo è fondamentale, che qualunque limitazione al diritto di proprietà in condominio è possibile, ma sempre e comunque con l'unanimità. Se non c'è unanimità, il diritto di proprietà prevale sempre. Non possiamo limitare il diritto di proprietà a maggioranza, sostanzialmente. Sì, infatti Lucia dice: riferisco all'approvazione all'unanimità. Esatto, ancora c'è un'altra domanda da parte di Alessia che chiede: allora, se volessi acquistare un immobile gravato da limitazione al diritto di proprietà, in che modo potrei oppormi al divieto? Ciao Alessia. Allora, se il regolamento condominiale prevede questo limite e il regolamento è trascritto, tu non hai nessun modo per comprare e poi svolgere quell'attività. Devi avere tu la furbizia di accertarti prima dell'esistenza di un regolamento condominiale di questo tipo, e ragazzi, chiunque acquista e lo faccia con attenzione, prima di acquistare va a dare un'occhiata al regolamento condominiale. Lo consiglio non solo nella vostra attività professionale, ma anche nelle vostre vite come cittadini, e laddove verifichi l'esistenza di un limite di questo tipo e laddove intenda svolgere un'attività imprenditoriale in quell'immobile, beh, dovrà orientarsi verso un altro immobile. Ovviamente, ragazzi, il regolamento condominiale può anche essere modificato in senso opposto, quindi magari è possibile che in passato non era possibile svolgere attività imprenditoriale, ora lo modifichiamo in senso opposto, però anche qua ci vuole l'unanimità. Quindi è piuttosto difficile, e chiunque ha mai partecipato a una riunione di condominio sa di cosa sto parlando. Scusami Giussi, ho visto la domanda di Laura, quindi rispondo direttamente senza che ti ripasso la parola. Se il regolamento non è trascritto, il diritto di proprietà non può essere limitato, non è possibile opporre al terzo acquirente il regolamento, cioè se c'è un regolamento di condominio che non è trascritto e con quel regolamento si prevede che in quell'immobile non sia possibile svolgere attività imprenditoriale, io che compro, io terzo che compro e voglio svolgere un'attività imprenditoriale, non posso vedermi limitato dal condominio che dice: beh, ma c'è un regolamento condominiale, perché io potrò sempre dire: ci sarà anche un regolamento condominiale, ma non era trascritto. Quindi il condominio che intenda, e quindi i condomini che all'unanimità votino per questa modifica, ben faranno a trascrivere il regolamento condominiale per evitare che un domani qualcuno possa venire a dire: beh, io ho acquistato la casa da Tizio, Tizio non mi ha comunicato l'esistenza di questi limiti non erano trascritti, quindi i limiti non sono a me opponibili. Ricordatevi che la trascrizione, oltre ad avere una funzione di pubblicità, ha anche una funzione di non opponibilità. Ciò che non è trascritto non è opponibile a chi non è parte dell'accordo. È la stessa cosa che vale per i contratti. Se il contratto, purché si tratti di un contratto trascrivibile, pensate alla vendita di un immobile, se la vendita immobiliare è trascritta, allora può essere opposta al successivo acquirente. Se non è trascritta, beh, allora non è opponibile al successivo acquirente, e chi ha comprato per primo si frega. Infatti, tra i due acquirenti, chi prevale non è chi compra per primo, è chi trascrive per primo, che dovrebbe essere anche chi compra per primo, se chi compra per primo è intelligente. Altrimenti chi trascrive per primo è chi ha comprato per secondo. Se rispondo a Simona, sì, risposta positiva. Ok, lascio la parola se ci sono altre domande. Non vedo altre, perfetto. Ora passiamo la parola dunque all'avvocato Laura Vespoli. No, allora vedo prima un'altra domanda che è giunta, quindi prima di passare la parola all'avvocato Vespoli facciamo questa ulteriore domanda al prof. Torrese. Allora Jessica dice: buonasera, se il regolamento condominiale viene solamente indicato ed allegato nell'atto di compravendita? È un'ottima domanda. Da riscontro. È un'ottima domanda questa di Jessica, però qui si entra nel concetto di buona fede, cioè
In questo caso, benché il condominio non possa andare a opporre quel limite, perché non è trascritto, potrebbe contestare che il condomino, pur consapevole del diniego e della non trascrizione dello stesso, ha inteso svolgere quell'attività. Però qui la questione potrebbe essere più risarcitoria che di diniego. Ragazzi, se ci sono altre domande, voi continuate a farle, anche se iniziamo a parlare di penale, poi verranno riprese dopo. Quindi da questo punto di vista non vi preoccupate, sentitevi liberi. Esattamente, continuate pure, poi ovviamente nel caso le riprendiamo. Passiamo adesso la parola all'avvocato Laura Vespoli, che affronterà l'analisi di una sentenza di diritto penale con ad oggetto l'articolo 600 ter in tema di pornografia minorile. Prego. Un attimo solo, Laura Vespoli, un attimo. Comparsa. Allora, se nell'attesa che rientra l'avvocato Vespoli vuole proseguire oppure no, allora fermi tutti, abbiamo l'avvocato Vespoli. Eccomi. La riaggiungiamo, perfetto. Adesso mi sentite? Assolutamente, forte e chiaro. Perfetto, perfetto, benissimo. Sì, scusatemi, ho avuto un attimo un problema con la linea. Allora, la sentenza che diciamo che analizzeremo per quanto riguarda il diritto penale è una sentenza che è stata emessa dalla Cassazione Penale, terza sezione, depositata il 17 dicembre 2021, recante numero 46184. Ripeto, 46184. È una sentenza molto importante perché ha toccato dei reati molto delicati che a me ultimamente purtroppo sono molto diffusi, che hanno ad oggetto i reati appunto di pornografia minorile. Reati che negli ultimi anni, anche con l'avanzare di quelle che sono state un po' diciamo gli sviluppi tecnologici, sono molto molto diffusi. Prima di approfondire ad analizzare quelle che sono le questioni giurisprudenziali sottese al caso in esame, vorrei fare una piccola parentesi su quella che è stata la genesi processuale. In questa sentenza noi abbiamo un imputato che chiameremo Tizio, che era stato condannato in primo grado in udienza preliminare a seguito di scelta di rito abbreviato. Il difensore aveva fatto appello alla sentenza di condanna di primo grado. La Corte d'Appello riformulava la sentenza per quanto riguarda semplicemente l'entità della pena pecuniaria, ma sostanzialmente confermava la condanna, quindi confermava la condanna per quelli che erano stati reati ascritti a Tizio. Ragion per cui il difensore propone ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione ha ad oggetto quattro motivi che noi adesso elencheremo. Partendo diciamo dall'analisi di quelli che sono stati i motivi del ricorso in Cassazione, dobbiamo fare un piccolo passettino indietro e chiederci qual era l'oggetto del capo di imputazione. In questo processo vi era diciamo Tizio. Avvocato, un po' più piano, un pochino più piano. A Tizio e stati ascritti quattro tipologie di reati. Il primo reato era il 609 bis, violenza sessuale, che punisce il reato di violenza sessuale con l'aggravante prevista dall'articolo 609 ter, che nel caso di specie prevedeva l'aggravante in quanto le violenze erano state fatte ai danni di un minore infraquattordicenne. Quindi 609 bis con l'aggravante prevista e punita dall'articolo 609 ter del codice penale. Poi aveva tra i reati nel capo di imputazione vi era il 600 ter, primo comma. Il 600 ter che punisce chiunque utilizza minori di anni 18 nel realizzare esibizioni o spettacoli pornografici oppure produce materiale pornografico.
Vi anticipo subito che noi soffermeremo le nostre argomentazioni, le nostre osservazioni proprio sul 600 ter, che è il terzo motivo del ricorso in Cassazione, perché ci sono delle importanti questioni giurisprudenziali che dobbiamo analizzare. E inoltre vi era anche nel capo di imputazione il 600 quater, che è un reato che punisce chiunque si procura o detiene materiale pornografico. Con il primo motivo del ricorso di Cassazione, il difensore lamentava il non aver avuto il diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 609 bis. Quindi, ricollegandoci a quella che era la violenza sessuale, da cui siamo partiti, il reato di violenza sessuale, con l'aggravante di aver commesso la violenza sessuale ai danni di un minore infraquattordicenne, il difensore lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al 609 bis comma 3. Questa è una circostanza attenuante molto importante, perché può capitare sia in un parere che potete trovare il reato di violenza sessuale, ma come ha detto Raffaele, questi approfondimenti servono anche a noi avvocati, perché può capitare che allo studio ci viene un caso di violenza sessuale e quindi dobbiamo sapere dell'esistenza di questa attenuante di cui al 609 bis comma 3. Che cosa dice questa attenuante? Questa attenuante dice che nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Quindi ci dobbiamo chiedere che cosa vuol dire nei casi di minore gravità. Casi di minore gravità in relazione in primis alla condotta che la gente ha nel commettere il reato, ovvero se è una condotta continuativa, perdurante, o è una condotta occasionale, una condotta sporadica nel commettere il reato di violenza sessuale, e soprattutto che grado di incisività, che grado di lesione il soggetto agente provoca nei confronti della persona offesa. Vi anticipo subito che nel caso in esame tale motivo viene ritenuto infondato, perché il soggetto agente Tizio aveva avuto una condotta che si era protratta nel tempo, ed infatti una condotta che era partita da gennaio-febbraio 2016 sino ad ottobre 2016. E anche in riferimento a quello che vi ho detto, diciamo, la lesione, di quantificare quella che era qualificare e quantificare la lesione che Tizio aveva fatto nei confronti del minore infraquattordicenne, nel caso in esame non potevamo qualificare tale comportamento, tale condotta come di minore gravità, perché si trattava di baci sul collo, palpeggiamenti al sedere e costrizioni a praticare sull'imputato atti di masturbazione. Quindi è evidente che sia il giudice di primo grado, che la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione confermano il fatto che nel caso in esame non poteva essere applicata la circostanza attenuante di cui al 609 bis comma 3. Come secondo motivo di ricorso di Cassazione, il difensore lamentava il mancato riconoscimento di un'altra circostanza attenuante, ed è quella che è disciplinata nel codice di procedura penale dall'articolo 62 numero 6. Io penso che con l'avvocato Torrese avete approfondito, insomma, quelle che sono le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62. Nel caso di specie facciamo riferimento al numero 6, che prevede una diminuzione della pena quando il soggetto agente, l'imputato, ha risarcito il danno prima dell'inizio del giudizio, risarcito il danno o restituito la cosa danneggiata ove sia possibile. Nel caso di specie, il difensore lamentava il mancato riconoscimento di questa attenuante. Perché? Cosa era successo? L'imputato, prima dell'inizio del giudizio, aveva offerto alla persona offesa un assegno di 30.000 euro, proprio come risarcimento dei danni subiti. Bene, voi mi direte, 30.000 euro non sono niente per quantificare la violenza sessuale subita da un minore.
Che cosa dice però la Corte di Cassazione? Noi ad oggi, allo stato degli atti, perché voi sapete che la Corte di Cassazione è un, diciamo, un ricorso che viene presentato soltanto per quanto riguarda il giudizio sulla legittimità e non nel merito delle questioni. Siccome il giudice di primo grado e la Corte, e nemmeno la Corte d'Appello, avevano specificato se i 30.000 euro era una somma idonea o non idonea per risarcire il danno lamentato dalla persona offesa, accoglie il secondo motivo del ricorso di Cassazione e rimanda alla sezione della Corte d'Appello per esprimersi nel merito della questione, per capire e quantificare se effettivamente i 30.000 euro potevano essere ritenuti una somma congrua oppure doveva esserci una somma aggiuntiva rispetto ai 30.000 euro. Quindi questa era la circostanza attenuante, articolo 62, numero 6, che la possiamo tenere presente per ogni tipologia di reato, vi ripeto, nello svolgimento di un parere, nello svolgimento della nostra professione, per quanto riguarda il risarcimento del danno avvenuto prima dell'inizio di un giudizio. Il terzo motivo del ricorso di Cassazione, ed è quello su cui ci soffermeremo, perché nel merito ci sono state importanti questioni giurisprudenziali, che ha ad oggetto l'articolo 600 ter. Il difensore, 600 ter primo comma, vi anticipo che l'articolo 600 ter primo comma, proprio rubricato pornografia minorile, è stato un articolo interamente riscritto dalla legge del 1 gennaio 2012 numero 172. Oltre ad essere stato interamente riscritto, sono stati aggiunti a questi articoli anche il comma 6 e il comma 7. In particolare voglio soffermare la vostra attenzione sul comma 7, perché il comma 7 definisce il concetto di quel che viene considerato pornografia minorile, quindi dà proprio una definizione di quello che all'interno del codice a riferimento al 600 ter viene definito come pornografia minorile. L'articolo 600 ter, come ho detto all'inizio, alla premessa della sentenza, punisce chiunque, utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produce materiale pornografico. Bene, proprio sulla produzione del materiale pornografico si è posta una questione giurisprudenziale importantissima. Si ci è chiesti: ma quando la norma punisce chi produce materiale pedopornografico, punisce il semplice fatto di aver prodotto il materiale pedopornografico o invece viene richiesto un accertamento sul pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico prodotto? Quindi questo è il quesito giurisprudenziale importante per la sentenza che stiamo analizzando e che è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Nel merito abbiamo due orientamenti giurisprudenziali a sezioni unite completamente contrapposti. Il primo orientamento è sezioni unite sentenza numero 13 del 5 luglio 2000. Secondo le sezioni unite, ripeto, sentenza numero 13 del 5 luglio 2000, per la configurazione del reato di produzione di materiale pedopornografico è necessario che vi sia anche l'accertamento del pericolo di diffusione del materiale prodotto. Quindi non basta semplicemente che una persona produceva materiale pedopornografico, ma era necessario invece approfondire se tale materiale era stato poi effettivamente diffuso. Questa sentenza era delle sezioni unite del 2000, è importante perché poi ci interesserà
nella sentenza che stiamo analizzando. Successivamente, questo orientamento delle sezioni unite del 2000 è stato superato da un'altra pronuncia delle sezioni unite del 2018, del 15 novembre 2018, sentenza numero 51815, laddove si è affermato che ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'articolo 603 prima comma, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale. Questa perché? Questa massima delle Sezioni Unite del 2018 è frutto di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale non solo nazionale ma anche europea, perché dal 2000 al 2018 vi sono state una serie di normative che hanno proprio disposizioni normative proprio per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet, che hanno fatto sì che nel 2018 le Sezioni Unite hanno dato un orientamento giurisprudenziale completamente diverso rispetto al 2000. La cosa interessante è che l'avvocato, il difensore di Tizio, nell'esporre il suo terzo motivo dice: è vero che nel 2000 le Sezioni Unite avevano detto che per la configurazione del reato del 603 primo comma vi era bisogno anche dell'accertamento sul pericolo concreto di diffusione. È vero anche che nel 2018 ci sono state Sezioni Unite con orientamento giurisprudenziale diametralmente opposto, ma il mio assistito, il reato ai sensi del 603, quindi la produzione del materiale pedopornografico, l'ha commesso nel 2016, quindi l'ha commesso in una data antecedente al nuovo orientamento delle Sezioni Unite del 2018, e quindi pertanto non poteva essere condannato in riferimento, motivando tale condanna con un orientamento ex post rispetto a quando egli aveva commesso il reato. E a tal uopo richiama una serie di articoli, tra cui l'articolo 7 della CEDU, che appunto dice che nessuno può essere condannato per una legge se non in un momento in cui è stato commesso il reato quella legge non era in vigore. Noi sappiamo che anche nel nostro ordinamento vi sono vi è l'articolo 25 secondo comma, il principio di retroattività della legge penale, e l'articolo 7 della CEDU, oltre che a far riferimento alla legge penale, fa riferimento anche a quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali. Quindi il quesito giuridico che noi abbiamo è: Cassazione 2000 ci dice c'è bisogno di fare un accertamento sull'effettiva diffusione del materiale pedopornografico prodotto. Cassazione 2018 ci dice no, non basta il semplice fatto di aver prodotto materiale pedopornografico per vedere configurata la fattispecie di cui al 600 ter primo comma. Ma se il fatto l'ho commesso nel 2016, quid iuris, che cosa succede? La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato e quindi dà torto alla tesi dell'avvocato, secondo cui non poteva essere applicata una Cassazione successiva, perché dice: è vero tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, ma è anche vero che dal 2000 al 2018, al 2016, data di commissione del reato, ci sono stati tutta una serie di interventi normativi, legislativi importanti, quali la legge 6 febbraio numero 38 del 2006, la convenzione di Lanzarote, che poi proprio per quella convenzione fatta col Consiglio dell'Unione Europea vi è stata la legge del 1 gennaio 2012 numero 172, e quindi in un certo senso per il principio ignoranza legis non è scusat, in tal senso la Corte di Cassazione ha ritenuto che Tizio non poteva non sapere che nel frattempo vi era stata un'evoluzione normativa, e anche la Cassazione fa un passaggio molto attuale, se vogliamo, perché dice: applicare una giurisprudenza del 2000 rispetto a quelli che sono l'avanzamento della tecnologia fino al 2016 sarebbe anche anacronistico, perché un conto era nel 2000 dove magari tanti social non c'erano, cioè vi è stata un'evoluzione anche a livello di internet, quindi dice bisogna stare a passo con i tempi e a passo anche con quelle che sono state le novità legislative.
legislative, quindi ritiene che nel caso di specie debba essere applicato l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite del 2018 e pertanto conferma la condanna avvenuta nei confronti di Tizio per quanto riguarda il reato previsto e punito dall'articolo 600 ter primo comma. Tale reato, giusto per fare una piccola parentesi anche sull'analisi un po' più dettagliata di questo reato, è un reato di pericolo, quindi non è prevista la fattispecie del reato tentato in questo caso, ed è un reato di pericolo in quanto, diciamo, il bene giuridico tutelato è proprio il bene giuridico tutelato è la tutela del minore, sia nella sua integrità fisica, ma anche in sia quella che è la sua, diciamo, evoluzione, anche se vogliamo sessuale in un certo senso, per far sì, cioè si vuole, la norma vuole proprio evitare, con l'introduzione anche del sesto comma, che i minori possano essere oggetti di mercificazione attraverso proprio il proprio corpo, anche a scopi di lucro. E ci tengo a precisare che poi questo magari lo analizzeremo in un'altra sede, che a prescindere se venga fatto o meno a scopo di lucro, la norma, siccome vuole tutelare l'integrità psicofisica del minore, condanna comunque qualsiasi tipo di produzione pedopornografica che vengono fatte nei confronti di un minore. Perfetto, grazie alla nostra avvocato Laura Vespoli per questa spiegazione abbastanza chiara. Io per il momento non vedo domande, però passo la parola all'avvocato Torresi se vuole aggiungere qualcosa sull'esposizione dell'avvocato Vespoli. Allora, non mi pronuncio sul problema dell'overruling in materia penale perché ci sarebbe da discutere moltissimo e probabilmente la questione diventa anche forse troppo teorica e poco rilevante. Quello su cui invece ritengo di dovere e di voler spendere giusto una parola, perché poi ne abbiamo parlato molto anche al corso esame di avvocato, è tutto il problema dei reati di pericolo concreto e di pericolo presunto, e cioè abbiamo detto che secondo l'ultimo approdo della giurisprudenza la sensazione qual è? È che oggi sostanzialmente non è più necessario sostanzialmente andare ad accertare in concreto l'effettiva pericolosità di questa condotta diffusiva, ritenendo in qualche modo integrato in sé il pericolo nel reato. E io mi dico, ma era veramente necessario attendere un pronunciamento delle sezioni unite per capirlo? E cioè, noi abbiamo reati di pericolo presunto, che lo ripeto veramente in un minuto, sono quei reati in cui un soggetto viene punito per aver messo in pericolo un bene giuridico, ma non si richiede di verificare in concreto se questo pericolo si è realizzato, ma ci si accontenta di un rapporto di regolarità causale. E cioè si dice, siccome questa condotta normalmente è pericolosa, io ti punisco per il fatto che tu la poni in essere. E quindi se io ti becco che tu stai avvelenando l'acqua di un pozzo, io non è che devo andare a vedere se in concreto quella quantità di veleno che hai buttato è idonea ad avvelenare chi beve l'acqua. Se stai avvelenando il pozzo, io ti punisco per avvelenamento dei pozzi. Se trasmetti in televisione uno spettacolo raccapricciante, io non è che devo andare a vedere quante persone hanno visto lo spettacolo e quante sono rimaste turbate. Metti in onda uno spettacolo raccapricciante, io ti punisco perché hai messo in pericolo il bene salute psicologica degli ascoltatori. Ancora, quando passare con rosso era un reato, io ti punivo se passavi con rosso, non se andavo ad accertare che in concreto all'incrocio c'erano altre macchine, ma per il fatto che tu passavi con rosso io ti punivo perché si ritiene pericoloso il passaggio con rosso. E tu non potevi venirmi a dimostrare, beh, ma era notte, non c'era nessuno, il reato scattava comunque. E allora io dico, rispetto a una tematica così importante e così delicata quanto i reati di prostituzione minorile o di pornografia minorile, di pedopornografia, tutto ciò che sia, ma è mai possibile ritenere necessario un accertamento in concreto del pericolo? Cioè, voglio dire, se c'è un momento in cui è opportuno anticipare la soglia della punibilità penale,
è proprio quando ci troviamo dinanzi a reati così disturbanti, a reati socialmente e moralmente così biasimevoli da ritenere opportuna e quanto mai necessaria l'anticipazione della soglia di punibilità. Metti in commercio materiale pornografico, io ritengo, io presumo che vi sia il pericolo di diffusione e non chiedo un accertamento in concreto. Quindi assolutamente credo sia questa la linea da seguire. Passo la parola alla dottoressa De Rosa se ci sono domande, se no andiamo con la prossima sentenza di civile. Allora, no, non vedo domande, ma arrivano complimenti e ringraziamenti per l'esposizione all'avvocato Laura Vespoli. Ovviamente complimenti molto meritati. Come sempre, se avete domande, insomma, ponetele, noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, ma ovviamente nel caso poi le riprendiamo. Quindi passiamo adesso la parola nuovamente al nostro prof Torrese, il quale analizzerà una sentenza di diritto civile con il tema la proroga tacita del contratto preliminare. Prego. Intanto mi associo anche io ai complimenti all'avvocato Vespoli, ma li giro anche alla dottoressa De Rosa. Siete entrambe veramente straordinarie, complimenti a entrambi. Volevo, prima di iniziare con la nuova sentenza, volevo ampliare una risposta, to expand, no? Come dicono gli inglesi, expand, elaborare un po' la risposta che prima ho dato a Jessica, che mi chiedeva se non era possibile in qualche modo ritenere che il terzo acquirente di un bene immobile in condominio possa essere vincolato al regolamento condominiale laddove lo stesso non sia trascritto. A essere precisi, un'ipotesi c'è. Non basta che il regolamento sia allegato al contratto di vendita, come avviene normalmente. È necessario che il terzo acquirente sottoscriva il regolamento. La sottoscrizione è prova di conoscenza e di accettazione. E in quel caso i limiti saranno opponibili anche al terzo acquirente. Quindi in questo caso sì. Vado alla nuova sentenza. Una sentenza abbastanza semplice, semplice perché si compone di una sola questione giuridica veramente interessante, però è una questione molto spinosa perché riguarda la forma del contratto. Mi riferisco alla Cassazione numero 87 65 del 2021, ripeto 87-65 del 2021, siamo in ambito, discutiamo di contratto preliminare e ci interroghiamo sul se un contratto preliminare possa essere prorogato tacitamente. Come sempre un piccolo accenno al fatto, perché altrimenti quando si discute solo di alto diritto senza concretizzare ciò che si dice, si finisce a parlare un po' del sesso degli angeli. Invece bisogna capire che poi le questioni nascono da problemi reali, problemi che si possono verificare nella vostra vita e di professionisti e di cittadini, sostanzialmente. Che cosa era avvenuto? Che due soggetti avevano concluso un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di alcuni beni immobili. Voi sapete, il contratto preliminare è quello strumento che sostanzialmente si usa, si utilizza quando le parti vogliono bloccare l'affare e vogliono reciprocamente vincolarsi ad una determinata intesa, ma per una qualche ragione non sono pronte a concludere il contratto di vendita. Ad esempio, io posso voler vendere il bene immobile in cui abito, però magari ho bisogno di stare in questo bene immobile altri 6 mesi perché non sono pronti, non è ancora pronto il bene immobile dove intendo trasferirmi, ci stanno facendo i lavori. E allora faccio preliminare e poi definitivo a 6 mesi. Oppure, come molto più spesso accade, l'acquirente non ha tutti i soldi per poter pagare e quindi con il contratto preliminare blocca l'affare, vincola il promittente venditore e magari gli dà un acconto, la cosiddetta caparra, della quale parleremo tra un attimo, che conferma la serietà dell'impegno del promissario acquirente. Cosa si era verificato? Le parti avevano concluso questo contratto preliminare di vendita di un bene immobile
al momento della data prevista per la stipulazione del definitivo, voi sapete il preliminare contiene indicazione della data entro cui va concluso lo stesso, il promissario acquirente non contattava il promittente venditore, quindi sostanzialmente non veniva adempiuto il contratto preliminare, però di lì a pochi giorni realizzava un altro pagamento, quindi trasmetteva altro denaro al promittente venditore. Perché dico altro? Perché già al momento della conclusione del contratto preliminare, il promissario acquirente aveva versato una somma al promittente venditore. Il giorno o pochi giorni dopo, cambia ben poco, la data della presunta conclusione del contratto definitivo, anziché andare dinanzi ad un notaio e concludere il contratto definitivo di vendita, il promissario acquirente fa un altro bonifico al promittente venditore, andandogli a pagare un'altra percentuale del prezzo, un altro acconto. Adesso, in sede di contratto preliminare, gli acconti hanno una duplice funzione. È chiaro che di base la funzione dell'acconto è sempre la stessa, andare a defalcare una parte del prezzo. Quindi anziché darti 300.000 euro al momento della conclusione dell'affare, io oggi te ne do 50, tra 6 mesi altri 50, alla data di conclusione del contratto i restanti 200. Ma l'acconto svolge un ruolo ben più importante e ben più precipuo, e cioè, salvo che le parti abbiano previsto diversamente, svolge il ruolo di caparra confirmatoria. Che cos'è la caparra? È quella somma di denaro che viene versata dal promissario acquirente al promittente venditore, che serve sì da un lato a ribadire la serietà dell'impegno, ma che opera in questo modo. Se il promissario acquirente decide di non concludere il contratto, il promittente venditore ha il diritto di incamerare la caparra, che quindi diventa sua. Se invece è il promittente venditore che decide di non concludere il contratto, il promissario acquirente ha diritto a chiedere il doppio della caparra. Avete capito? Io sono promissario acquirente, sono quello che deve comprare il bene. Il valore finale del bene è 300.000. Io oggi, alla data di conclusione del preliminare, te ne do 50. Poi, se per la data di conclusione del definitivo io che ti ho dato 50 vengo meno, quindi dico no, non lo voglio più concludere questo contratto definitivo, il promittente venditore, quindi quello che doveva vendere, che ha ricevuto questi 50.000, ha diritto a trattenerli, diventano di sua proprietà, li incamera. Se invece il giorno fissato per la data di conclusione del contratto è lui che ha incassato la caparra, il promittente venditore, quello che deve vendere, che dice no, sai che c'è di nuovo, non lo voglio più concludere questo contratto, lui è obbligato non solo a restituirmi la caparra, ma a darmi il doppio della caparra. Quindi non mi darà 50, mi darà 100. Quindi da un lato mi restituisce la caparra che si è preso, dall'altro mi paga l'equivalente. Quindi la caparra è vero che viene versata dal promissario acquirente al promittente venditore, ma opera come garanzia per entrambi, evidentemente. Cosa era successo? Quindi il promissario acquirente non si presenta dinanzi al notaio per stipulare il contratto, però invia quest'ulteriore acconto. Il promittente venditore non è che rifiuta il pagamento, si prende i soldi, ma dopo pochi giorni cosa fa? Risolve, o meglio, conviene in giudizio il promissario acquirente per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento. E cioè sostanzialmente dice, entro quella data dovevamo concludere il definitivo, quindi dovevi venire dinanzi al notaio per concluderlo, non sei venuto, mi hai pagato un altro acconto, ma chi se ne frega? Sei stato inadempiente rispetto al contratto preliminare?
perché ricordatevi, dal contratto preliminare deriva uno e un solo obbligo per le parti: prestare il consenso per il contratto definitivo. Non vi sono altri obblighi che derivano dal preliminare. Se è stato inadempiente, quindi risoluzione del contratto preliminare. Perché voi sapete, normalmente quando pensate all'inadempimento del preliminare, pensate sempre azione in forma specifica, esecuzione in forma specifica 2932. Certo è una strada, ma l'altra strada, risoluzione del contratto preliminare. E quindi cosa accade? Io lo risolvo e mi trattengo tutte le somme che mi hai versato finora a titolo di caparra. Quindi mi trattengo tutti gli acconti che mi hai dato, sono diventati miei. E quindi il promittente venditore, così facendo, intendeva trattenere non solo gli acconti ricevuti in passato, ma anche quello appena ricevuto, quindi ricevuto pochi giorni prima, alla data di conclusione del presunto, o meglio alla data di presunta conclusione del contratto definitivo. Quindi cosa fa? Trattiene questo ulteriore acconto, conviene in giudizio il promissario acquirente chiedendo la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente del contratto preliminare e contestualmente vende il bene a un terzo, perché dice: io non sono più obbligato nei tuoi confronti, tu sei stato inadempiente, quindi io risolvo il preliminare con te, mi trattengo le caparre e poi sono libero di vendere il bene a un terzo. Resiste in giudizio il promissario acquirente dicendo: assolutamente no, quando il giorno in cui io mi sarei dovuto presentare dinanzi al notaio per concludere il definitivo ti ho dato quell'ulteriore acconto e tu te lo sei preso, il fatto che tu accipiens, no, colui che riceve l'accipiens, il fatto che tu accipiens abbia ricevuto, abbia incassato quelle somme e non le abbia contestate equivale ad una proroga tacita del contratto preliminare, o meglio una proroga tacita del termine di conclusione del contratto preliminare. Se tu non volevi concedermi questa proroga, non dovevi accettare il pagamento. Se invece il giorno pattuito per la conclusione tu ti sei preso i soldi, questa tua attività di non respingere il denaro del solvens, ricordate, solvens è chi paga, accipiens è chi riceve. Tu accipiens dovevi rifiutare il denaro del solvens. Se tu accipiens ti sei preso i soldi, vuol dire che mi hai concesso una proroga tacita del contratto preliminare. Adesso in questa sede non ci soffermeremo, perché non lo fa la Cassazione, sulle questioni relative al giorno della proroga, perché poi si sarebbe posto anche questo problema. Proroga di quanto? Di un termine equivalente al termine fissato prima? Quindi se prima erano 3 anni, altri 3 anni? Di un termine ritenuto congruo da un giudice? Non lo sappiamo. Perché qui la questione si sposta su un altro aspetto, e cioè: voi sapete che il contratto preliminare non è un vero e proprio contratto, o meglio, è un contratto a causa variabile, nel senso che più che essere un contratto è uno schema contrattuale, un vestito, un abito, dice la dottrina, che può essere fatto indossare a qualunque contratto. Io prendo la vendita, che è un contratto, e le faccio indossare l'abito del preliminare, creando un contratto preliminare di vendita. C'ho una locazione, che è un contratto, le faccio indossare l'abito del contratto preliminare di locazione. Chiaro? Allora sostanzialmente dice la Cassazione: attenzione, il contratto preliminare, Orazio, in un istante solo, nel frattempo vediamo se ci sono domande. No, allora, sempre complimenti, sì, complimenti all'avvocato Vespoli. Eccomi, ecco. È l'avvocato Torino. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo che andrei a realizzare.
lo prevede espressamente il codice civile, e cioè se noi utilizziamo il contratto preliminare per concludere una vendita e quindi realizziamo un contratto preliminare di vendita, se la vendita deve avere forma scritta, la forma scritta dovrà essere anche del contratto preliminare. Adesso, siccome voi sapete che la vendita immobiliare, la vendita di un bene immobile, prevede la forma scritta ad substantiam, quindi io non posso vendervi un bene immobile senza metterlo per iscritto, non è che serva l'atto pubblico notarile, quello si fa, ma basterebbe anche un foglio di carta firmato da entrambe le parti. Allora, posto questa circostanza, anche il contratto preliminare di vendita deve avere la stessa forma della vendita immobiliare. Quindi anche il contratto preliminare di vendita deve avere la forma scritta. Domanda. Ma se il contratto preliminare di vendita, se il contratto preliminare di vendita deve avere la forma scritta ad substantiam, io posso prorogarlo in forma tacita? E cioè, se il contratto preliminare di vendita è stato fatto in forma scritta e quindi è stato espressamente previsto che entro il 18 gennaio, cioè oggi 2022, le parti avrebbero dovuto concludere il contratto, poi le parti possono oralmente prorogare quel termine, o se il contratto ha forma scritta, anche la proroga del termine contrattuale deve avere forma scritta? Si pronuncia sul punto la Cassazione. Cassazione 87-65 del 2021, che afferma un principio molto importante, e cioè è vero che il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo che poi va a realizzare. E quindi se il contratto definitivo è una vendita immobiliare, che prevede la forma scritta ad substantiam, anche il contratto preliminare della vendita di un bene immobile dovrà avere forma scritta ad substantiam. Non c'è dubbio, lo prevede il Codice Civile agli articoli 1350 e 1351 del Codice Civile. Però, dice la Cassazione, ciò è vero solo e soltanto per gli elementi essenziali del contratto, ma non si applica ciascun elemento dello stesso. Che significa questo? Che è vero che le parti non potrebbero andare a modificare con la forma orale alcuni elementi fondamentali del contratto, come ad esempio il prezzo o come ad esempio il bene venduto, ma un elemento accidentale o comunque non centrale per il contratto, come il termine entro cui deve essere concluso il contratto definitivo, può anche avere forma orale. Quindi è possibile prorogare oralmente un contratto preliminare avente forma scritta ad substantiam. E quindi anche il pagamento, il versamento di un ulteriore acconto nel giorno in cui andava concluso il definitivo. Attenzione, acconto accettato dall'accipiens, perché era chiaro che se il promittente venditore, trovandosi dinanzi ad un altro acconto, diceva no, ma quale acconto? Prenditi i soldi, oggi o si conclude o facciamo il definitivo o niente, ovviamente il promittente venditore poteva risolvere, ma sic tantibus rebus, e quindi avendo il promittente venditore accettato, si deve ritenere prorogato il termine, non essendo previsto espressamente, sarà il giudice a dire di quanto si sarà prorogato il termine, fissando evidentemente un termine equo, un termine corretto, come accade nei preliminari senza termine. Dico solo un'ultima cosa, che questa Cassazione non afferma un principio innovativo, perché in tema di preliminare si era già pronunciata con la sentenza 13-70-2005, che aveva affermato la stessa cosa. Però la questione era molto dibattuta in dottrina, e cioè la possibilità di pattuire oralmente un elemento non centrale di un contratto che deve essere fatto per forma scritta. La Cassazione ci dice che ciò è possibile. Ho finito, lascio ovviamente spazio all'avvocato Vespoli se vuole intervenire, o spazio alle domande,
altrimenti proseguiamo con la Cassazione penale. Dottoressa, dell'avvocato Vespoli. Sì, Raffaele, lascio spazio alle domande. Perfetto, sì, sono arrivate diverse domande. Allora, partiamo da Lucia, quindi anche le modificazioni devono avere la stessa forma? Allora, di regola sì. Di regola se un contratto ha forma scritta, anche le modifiche del contratto devono avere forma scritta, assolutamente. Qui la Cassazione opera una deroga alla regola, quindi al principio regolare, dicendo che laddove però queste modifiche attengano o comunque vertano su elementi non centrali del contratto, e quindi in un contratto di vendita immobiliare non vertono sul prezzo, non vertono sulla consistenza dell'immobile, non vertono sulle modalità di pagamento, esse possono essere fatte ancora oralmente senza pregiudicare il principio di sacralità e di sostanzialità della forma scritta. Allora, poi ancora, Ilaria, il termine elemento accidentale. Non in senso tecnico, perché il termine è elemento accidentale del contratto, in senso tecnico, solo facendo riferimento a condizione, termine e onere o modus. E per queste cose vi rimando al corso di esame di avvocato, servirebbe molto tempo per parlarne. Però è chiaro che l'indicazione della data entro cui deve concludersi il definitivo non può essere considerato elemento centrale del preliminare, come quelli che ho menzionato fino a questo momento. Allora, abbiamo diverse domande, procediamo. Allora, abbiamo letto Ilaria. Antonio, un pagamento effettuato, bonifico bancario, è rifiutare però da rifiutare. Non ho capito esattamente la domanda. Ah, ripeto, un pagamento effettuato, bonifico bancario, è rifiutare però da rifiutare. È chiaro evidentemente che trattandosi di un bonifico bancario diventa più complesso, però si può sempre ripetere il bonifico bancario, no? Quindi comunico all'altra parte di non accettarlo e offetto il controbonifico o dico i soldi sono qua, venitele a prendere quando vuoi. Conta dimostrare la buona fede della parte che non intende accettare quel denaro. Chiaro che se te li mettono in mano è più facile, no? Allora, andiamo avanti con Daniele. Buonasera e complimenti. A prescindere dalla questione della proroga tacita, qualora il promissario acquirente non si fosse presentato, quale atto formale avrebbe dovuto porre in essere il promissario venditore perché l'altra parte fosse considerata inadempiente? È sufficiente non presentarsi dal notaio nel giorno fissato? Il promittente venditore ha fatto un solo errore, tra virgolette errore, poi errore in senso giuridico, magari fattualmente ha fatto bene. L'unica cosa che non avrebbe dovuto fare era accettare il pagamento, ma nel momento stesso in cui il promissario acquirente viene meno al presentarsi dinanzi al notaio per concludere l'atto, è già inadempiente. Quindi io, promittente venditore, non devo far altro che citarlo per la risoluzione del contratto. Posso far precedere questa citazione da una lettera di messa in mora con la quale sottolineo che, essendo venuto meno, essendo superato il termine, non avendo l'altra parte adempiuto il contratto risolto, o lo cito direttamente. Nulla questo, ciò è irrilevante. Qui l'unico errore, proprio c'è stato un unico errore, l'unico errore è stato quello di accettare il denaro. Se accetti, allora dobbiamo ritenere che hai tacitamente concesso una proroga. Allora, questa sentenza ha riscosso un bel, suscitato ecco una bella Mi fa curiosità. piacere. Abbiamo ancora Clementina che chiede, in tema di contratto preliminare di compravendita, questo può avere ad oggetto una porzione di fondo di proprietà descritta solo genericamente mediante indicazioni di confini naturali, ad esempio una siepe? Allora, qui il problema più che l'oggetto del contratto di vendita in sé, qui il problema riguarda la trascrivibilità di quel contratto, perché oggi quando si vuole trascrivere
un contratto di vendita, viene operato un controllo che riguarda principalmente il dato catastale di quanto si va a vendere. Se non c'è allineamento catastale, e peraltro io e l'avvocato Vespoli ne sappiamo qualcosa, normalmente bisogna sistemare il catasto, quindi bisogna fare in modo che vi sia un allineamento tra la situazione di fatto e la situazione catastale. Senza questo allineamento è molto difficile poter trascrivere un atto di vendita di questo tipo. Allora, andiamo ancora avanti. Alessio chiede quali sono gli elementi che non devono essere prorogati in forma orale ma solo in forma scritta. Allora Alessio, penso di averti risposto. Premesso che non è che esista una lista, perché non è che tutto quanto ti sto dicendo non è espressamente previsto dal Codice Civile, ma è frutto di una ricognizione di due sentenze della Cassazione, quindi quella che ho appena spiegato, la 8765 del 2021 e la sentenza di 16 anni prima, ma che ha affermato un principio simile, la 1370 del 2005. Io credo di poter affermare con certezza che debbano avere sicuramente forma scritta gli elementi del prezzo, gli elementi della indicazione del bene catastale e le modalità di pagamento, questi sicuramente. Sugli altri si può discutere. Allora, Federica, buonasera, mi chiedo se da ciò ne consegue che la proroga ha natura recettizia. Sicuramente, perché tieni conto che tu non puoi essere obbligato a ricevere una proroga. Se effettivamente tu mi concedi una proroga, io devo accettarla. Non è che per il semplice fatto che avrei dovuto adempiere tu mi concedi una proroga, il termine può essere prorogato all'infinito, sicuramente. Corretto. Ancora, Ilaria, è ammissibile preliminare di compravendita immobiliare? Se sì, è sempre necessaria la forma scritta? È una questione molto interessante. Letto così, preliminare di preliminare, a qualcuno può sembrare il classico caso di scuola. In realtà è l'ipotesi classica che si verifica quando il contratto di vendita immobiliare viene concluso con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare. In passato si riteneva nullo il preliminare di preliminare, che poi altro non è che non un accordo che ha per oggetto proprio gli elementi essenziali della vendita, quindi il prezzo e le modalità di pagamento e qual è il bene, accordo che precedesse la conclusione del vero preliminare, perché il primo accordo te lo negoziavi con l'agenzia. E cioè sostanzialmente l'agenzia sapeva che tu eri pronto a chiudere a 400 e si prendeva la tua proposta di vendita a 400. Sapeva che tu eri pronto a comprare a 400 e metteva insieme le due volontà. Questo era il preliminare di preliminare. Poi ovviamente al preliminare di preliminare seguiva il preliminare vero e proprio, quindi il contratto, e poi il contratto definitivo. In passato si diceva che era inutile perché anche la Corte d'Appello di Napoli lo diceva negli anni Ottanta, che era una mera superfetazione normativa o contrattuale, e cioè superfetazione vuol dire andare a fare qualcosa di inutile, qualcosa di ripetitivo. Oggi invece le sezioni unite, mi sembra 2016, sposando un criterio molto più elastico, molto più flessibile, hanno detto ma come possiamo noi, sezioni unite, andare a dire cosa è utile per le parti? Se le parti hanno ritenuto di tripartire un'operazione negoziale che normalmente è bipartita, avranno avuto i loro buoni motivi. Ovviamente cosa dicono? È chiaro che se poi il contratto preliminare, il secondo contratto preliminare, la dottrina li chiama preliminare aperto il primo, preliminare chiuso il secondo. La Cassazione, le sezioni unite dicono, è chiaro che se il secondo preliminare, cioè il preliminare chiuso, è identico al preliminare aperto, allora chiaramente il preliminare aperto è inutile e sarà nullo. Altrimenti, se invece ciò è utile, sicuramente il preliminare di preliminare dovrà essere considerato valido, con un'unica problematica che non posso sviscerare qua, è una tematica che merita una lezione del corso, e cioè sull'inadempimento del preliminare, che non può dar luogo a responsabilità da inadempimento ex articolo 1218 del Codice Civile, ma una forma di responsabilità precontrattuale.
ma ripeto, non possiamo dilungarci troppo sul punto. Perfetto, allora abbiamo ancora altre tre domande. C'è Simona che chiede, quindi il contratto si è prorogato per facta concludentia, ovvero il consenso si è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una data proposta, accettazione del denaro? Corretto, il consenso rispetto alla proroga si è acquisito per fatti concludenti, corretto Simona, sì. Monica, la mancanza di accettazione della proroga può costituire malafede? No, non direi. Se tu hai una motivazione fondata per rifiutare la proroga, no. È un po' come la remissione del debito, no? La remissione del debito deve essere, voglio dire, accettata dal debitore cui il debito viene rimesso. La puoi anche rifiutare. Certo, se la rifiuti in malafede, può divenire fonte di responsabilità, sicuramente. Esatto, poi ancora abbiamo Daniele, è corretto affermare che... Una cosa, scusami, tieni conto Monica che il principio di buona fede oggettiva, e cioè quello per cui le parti devono comportarsi secondo lealtà e correttezza, innerva tutto l'ordinamento civilistico, sia quando siamo in materia contrattuale, sia che siamo in materia precontrattuale, sia che siamo in materia extracontrattuale. Quindi tutte le condotte sleali e scorrette, sostanziali o processuali, oggi sono sanzionate. Allora, abbiamo l'ultima domanda. Daniele, è corretto affermare che se nei formulari previsti dall'agenzia è prevista direttamente la stipula del definitivo, non si configura l'ipotesi di preliminare di preliminare, cioè trattasi di un preliminare vero e proprio? Per forza, perché per avere un preliminare di preliminare, cioè un preliminare aperto, è necessario che il contratto a valle del preliminare aperto sia un preliminare chiuso. Se dal preliminare aperto si va al contratto definitivo, quel preliminare aperto diventa preliminare chiuso, cioè preliminare vero e proprio. Perfetto, allora non abbiamo altre domande, passiamo adesso all'ultima ecoanalisi di sentenza del diritto penale di questo nostro appuntamento con l'avvocato Laura Vespoli, che ci parlerà dell'articolo 348, ovvero esercizio abusivo di una professione. Prego. Sì, grazie Giusy. La sentenza che analizzeremo è la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sesta sezione, del 22 dicembre 2021, recante numero 46963. Ripeto, 46963. Come giustamente Giusy ha anticipato, questa sentenza ha ad oggetto il reato di cui al 348, esercizio abusivo di una professione. Il quesito giuridico che si ci è posti in questa sentenza e che ci dobbiamo porre anche noi e che poi andremo ad analizzare è: un avvocato sospeso dall'ordine di appartenenza può partecipare ad una conciliazione stragiudiziale e nel caso di specie era una conciliazione stragiudiziale dinanzi al giudice del lavoro? Partendo dal presupposto, leggiamo l'articolo 348 e vediamo l'articolo 348 che cosa ci dice. Ci dice: chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000. La prima cosa che dobbiamo evidenziare nel leggere l'articolo di riferimento è che nel caso di specie si tratta della cosiddetta norme penale in bianco. Che cosa sono le norme penali in bianco? Noi sappiamo che all'interno del nostro ordinamento vige il principio secondo principio di legge assoluta nel diritto penale, disciplinato sia dall'articolo 1 del codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, e sia dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Orbene, questa è un'eccezione, perché nelle norme penali in bianco, e quindi nell'articolo 348, che cosa abbiamo? Abbiamo una sanzione ben determinata, che io vi ho letto. Per quanto riguarda invece il precetto, si rimanda all'applicazione di regolamenti, quindi di norme secondarie, già esistenti all'interno dell'ordinamento. Tutto questo per una sorta di economia legislativa, se vogliamo,
Quindi di volta in volta, a seconda di chi esercita la professione abusiva, che può essere l'avvocato, e quindi si rimanda al regolamento, ai codici deontologici dell'avvocato, il medico e così via dicendo, si rimanda per l'applicazione poi del caso concreto ai singoli regolamenti che appunto disciplinano le singole professioni. Quindi un'eccezione alla riserva di legge assoluta del codice penale, nel diritto penale. Il 348, per la sussistenza del 348 è richiesto, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la sussistenza del dolo generico, quindi commettere quella determinata condotta con coscienza e con volontà. Quello che la norma, diciamo, vuole tutelare è proprio il fatto di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o comunque indegni di esercitarla. E allora dobbiamo chiederci l'abusività dell'esercizio quando sussiste? L'abusività dell'esercizio sussiste o quando il soggetto agente è sfornito dal titolo richiesto dal regolamento o dalla norma di riferimento, o quanto non abbia adempiuto alle formalità prescritte dall'ordine di appartenenza, o quanto si trovi in una situazione temporaneamente interdetta o inabilitato all'esercizio della professione. Fatta questa piccola premessa, vediamo che cosa analizziamo nel concreto il caso sottoposto alla Corte di Cassazione, da cui poi è stata emanata la sentenza numero 46963. In questo caso che cosa c'era? C'era un avvocato che era stato sospeso dall'ordine di appartenenza. L'avvocato sospeso dall'ordine di appartenenza aveva partecipato ad una conciliazione giudiziale dinanzi al giudice del lavoro. Apriamo una piccola parentesi importante per capire quali sono le questioni giuridiche sottese al caso in esame. La conciliazione a cui fa riferimento il caso in esame è la conciliazione disciplinata dall'articolo 6 decreto legge 23 del 2015. Che cosa ci dice? Ci dice che nei casi in cui ci sono delle controversie inerenti a dei licenziamenti illegittimi, la norma prevede che il datore di lavoro può offrire una somma di denaro predeterminata al lavoratore in modo tale che se questi accetti si evita la controversia in sede giudiziale. La cosa importante però che la norma dice, in sede conciliativa i lavoratori e i datori di lavoro si possono far assistere da un professionista abilitato, quindi da un professionista abilitato, da un consulente del lavoro o da propri rappresentanti dei sindacati, dietro delega scritta del rappresentante. Quindi, come abbiamo visto, come vi ho poc'anzi detto, possono farsi assistere sia da un professionista abilitato che da consulenti del lavoro, quindi da più figure professionali. Nel caso di specie, quindi l'avvocato aveva assistito una delle due parti, nonostante fosse sospeso dall'ordine di appartenenza. Hanno fatto la conciliazione giudiziale, le parti sono addivenute ad un accordo e l'avvocato ha sottoscritto l'accordo transattivo a cui le parti erano addivenute. A questo punto era stato appunto mandato a processo per esercizio abusivo della professione. Stato condannato in primo grado, confermata la condanna in secondo grado, il difensore fa ricorso in Cassazione. E che cosa lamenta? Lamenta due motivi che la Cassazione ha analizzato in maniera dettagliata. Il primo motivo che passa al vaglio della Corte di Cassazione è che la sanzione disciplinare di sospensione doveva essere considerata sospesa. Perché? Perché vi era stata una riforma della professione forense varata nel 2012 che prevedeva l'articolo 61,3 che nel caso in cui fosse stata data una sospensione, che l'avvocato fosse stato sospeso dall'ordine di appartenenza, ma lo stesso aveva poi proposto ricorso, tale sospensione doveva ritenersi sospesa. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo che l'avvocato mette in evidenza è il fatto che dice: è vero che il mio assistito ha partecipato ad una conciliazione
giudiziale dinanzi al giudice di lavoro, ma è anche vero che in tal caso ha svolto un'attività che non rientra tra le attività strettamente difensive, cioè attività che comunque possono svolgere soltanto gli avvocati. Ecco perché io prima vi ho detto che il lavoratore o il dipendente poteva, i lavoratori o il datore di lavoro potevano farsi assistere anche da altre figure, potevano. La Corte di Cassazione analizza attentamente il caso in esame e dice: per quanto riguarda il primo motivo, il fatto che era stata proposta impugnazione contro l'ordine disciplinare di sospensione, dice: è vero che l'articolo 61,3 della legge riforma della professione forense varata nel 2012 prevede questa cosa, che ci sia quindi la sospensione della sanzione, ma è anche vero però che la novella non era applicabile istantaneamente, ma che rimandava per la sua applicazione al varo di necessari regolamenti. E il regolamento nel caso di specie era entrato in vigore il 1 gennaio 2015, quindi in una data successiva rispetto a quando era accaduto il fatto all'avvocato sospeso. Quindi in questo modo ritiene inammissibile e infondato il primo motivo. La questione invece giurisprudenziale è inerente al fatto se l'attività prestata dall'avvocato iscritta a un albo ma sospeso era da considerarsi strettamente difensiva, cioè come un atto tipico strettamente difensivo della professione che egli svolgeva. In tal caso la Cassazione che cosa dice? Dice che è vero che per l'accordo transattivo non deve essere firmato per forza dall'avvocato che assiste la parte, anche se nel caso d'esame l'avvocato aveva firmato anche l'accordo transattivo. Ma quello che fa emergere il fatto che in effetti l'avvocato ha ingannato i partecipanti alla transazione, non dicendo che di fatto era sospeso dal suo albo di appartenenza, è il fatto che in primo luogo si era fatto firmare anche la procura. Quindi la procura che cos'è sostanzialmente? Quando io vado dall'avvocato e gli firmo la procura, che sia una procura civile come nel caso in esame o che sia una nomina per quanto riguarda invece noi del penale, io ripongo nel professionista a cui io sto firmando la procura una fiducia, la fiducia nel fatto proprio che io mi sto affidando ad un professionista esperto della materia, e quindi il fatto di aver firmato una procura ha comunque ingenerato sia nel suo assistito ma che nei partecipanti alla procedura conciliativa un inganno, al che comunque lui era abilitato a poter svolgere la professione liberamente. E soprattutto poi che per quell'attività che egli aveva esercitato vi erano delle tariffe, era stato anche remunerato secondo delle tariffe che erano previste per la forma di assistenza giudiziale. Quindi in merito a questa questione vi erano, precedentemente a questa pronuncia, due orientamenti giurisprudenziali. Il primo, che riteneva che potesse essere, diciamo, configurata la fattispecie del 348 nel caso in cui vi erano degli atti tipici strettamente legati alla professione, nel caso dell'avvocato che si andava a esercitare. Successivamente però vi è stata un'evoluzione giurisprudenziale e che è stata confermata in questa sentenza che noi abbiamo appunto analizzato, che dice che al di là dell'attività prestata dal professionista, ma visto che la norma va a tutela le persone dal rischio di potersi affidare a soggetti inesperti della professione e indegni nell'esercitarla, il fatto che firmo la procura, mi faccio pagare, ho uno studio e mi presento anche in una procedura conciliativa in presenza anche di altri professionisti, in generato in questo l'inganno e pertanto la configurazione della fattispecie di cui al 348. È una sentenza, diciamo, di molto attuale, perché noi soventemente sentiamo per televisione, Raffaele confermami, il fatto che dentisti svolgono la professione senza avere il rispettivo titolo, così come anche i chirurghi plastici svolgono la professione senza essere iscritti all'albo, senza avere né arte e né parte. E quindi, siccome è quello proprio il fine primario della norma, tutelare chi ripone fiducia nel professionista, in questo caso la Cassazione è stata sì un po' dura, ma io ritengo giusta, perché io sono penalista, però ho partecipato a delle procedure extragiudiziali di conciliazioni, ed effettivamente se io mi presento lì con un cliente, mi presento
sento a un tavolo in cui faccio un accordo transattivo, è normale che tutti, che mi presento come avvocato, è normale che tutti quanti ripongano in me la fiducia che sono un libero professionista. E quindi, insomma, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto non fondati i motivi proposti dal difensore. Perfetto, allora non ci sono domande, passo la parola all'avvocato Torrese, se vuole aggiungere qualcosa, prego. No, devo dire che questa Cassazione, per fortuna anche di chi ci ascolta, era sicuramente più semplice, quindi più digeribile rispetto a qualcosa che abbiamo visto prima, soprattutto la Cassazione penale precedente, che era molto molto complessa veramente. Io voglio cogliere l'occasione nuovamente per ringraziarvi. È tardi, avete mantenuto una lucidità fino a quest'ora straordinaria, quindi veramente complimenti sia a voi, dottoressa De Rosa, avvocato Vespoli, ma anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato. È stato bellissimo leggere domande fino a quest'ora, ma domande molto profonde, molto complesse, che ci hanno messo, devo dire, a dura prova, almeno parlo per me, mi hanno messo a dura prova. E quindi è splendido avere questo aumento della interazione continua. Vi ricordo i 3 appuntamenti della settimana, poi mi taccio. Domani alle 3 saranno pubblicate le tracce di diritto civile e di diritto penale per l'esame di avvocato. Venerdì alle 15 si terrà un modulo del corso in diritto all'immigrazione, gratuito e valido per 3 moduli, per 3, chiedo scusa, CFU, a chi sono stanco, crediti formativi forensi. Per partecipare mandate un messaggio privato e gratis alla nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2021. Vi diamo questa opportunità di conseguire crediti formativi gratuiti. Ancora sabato alle ore 15 la correzione delle 2 tracce, l'esame di avvocato. Io mi taccio, approfitto per salutare sia voi che siete state come in diretta, sia tutti coloro che ci hanno ascoltato ed hanno partecipato. A breve vi diremo le date delle nuovo aggiornamento giurisprudenziale per la settimana prossima. Allora vi saluto, arrivederci e ci vediamo sostanzialmente domani alle 3 con la pubblicazione delle tracce. Grazie mille, passo la parola alla dottoressa De Rosa. Grazie, ringrazio anche io tutti i nostri studenti, come sempre siete in tantissimi, super attivi, stasera abbiamo davvero sforato, sono le 22:39, siamo ancora qui in diretta e ancora con 40 persone collegate, quindi insomma davvero questo non può che riempirci di gioia ed orgoglio. Ringrazio il prof. Torrese, come sempre impeccabile nella spiegazione, l'avvocato Laura Vespoli, nostra new entry, che insomma davvero ha tenuto un primo incontro impeccabile e vi rimando come sempre a restare connessi sulla nostra pagina Facebook, ma non soltanto, su tutti i nostri canali ormai, sito web, canale YouTube, canale Instagram, siamo ormai ovunque e buonanotte a tutti, a presto!